Ciao, come si chiamava quella signora? Enrica? Enrica? Dove verrà messo in scena l'ennesimo teatrino? Tornerà trionfante come traiano dalla tascia. Gli si consumerà l'indice per i tweet esaltanti che ci regalerà. Ma tutto resterà come prima. E anche quando cavaliere la posso imitare. Enrica Alifano. Ma no, vabbè, lo aggiungo pure io, perché questa è una brava amica. E poi ci dobbiamo muovere proprio in quell'ottica di sinergia e condivisione con i meetup della provincia. Lei dice del Movimento 5 Stelle di Casa Giove. Fondamentalmente la nostra funzione dovrebbe essere anche questa, non solo stare sul territorio, ma essere interagire anche con gli altri meetup. Fondamentalmente la funzione cinetica, la semantica della parola, diciamo che movimento. Almeno noi possiamo comunque abbiamo più facilità nel poterci muovere sul territorio di Napoli. Sì. Però laddove possibile comunque, certo, si potrebbe anche andare. Fagiolino? Fagiolino? La guerra ce l'abbiamo in casa, non in Siria, Somalia, Iraq o Afghanistan. Ce l'abbiamo in casa, si chiama cancro, si chiama mafia, si chiama modalità, si chiama povertà. La nostra guerra è il conto di un'impresa di cui piuttosto che licenziare un operaio della sua azienda. Ha il conto dei bambini di Taranto, di Giuliano, di Brescia, bambini che appena nati devono già fare conti con un tumore che li vuole sicuro. La nostra guerra. Giovani, allora un abbraccio, ci c'è la tua cosa? Ma di come è preso? No, un po' di caffè, un po' di caffè. Ti dico Romeo. Grande Romeo. L'ha detto alle firme. Io lavoro stamattina. Venerdì la gente è partita un weekend. Ma Francesco se n'è andato? Ha rimasto, ha portato un po' di materiale per Mimmo Rossello, perché ha detto che Mimmo doveva venire. E per chi sa, cerco di fargli un po'. Ah, ok. I parlamentari hanno detto 16.000 euro. Noi ci vendiamo 16.000 euro. Ma perché tu stai con, giustamente stai con la... Caccio ora tu una mano pure tu cago! Fino a 25.000 euro, con degli interessi assolutamente. Ad esempio,